capitale umano è al centro del Forum PA 2023 e anche della strategia del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che naturalmente lo declina anche molto in formazione sul digitale. Perché? Perché il digitale consente di parlare con le persone in un modo che è inedito nella storia dell'uomo e della storia dell'amministrazione. Consente di parlare con le persone attraverso delle piattaforme in cui le persone sono tutte insieme, in cui è possibile parlare, rispondere in tempo reale, mentre prima era possibile farlo soltanto al telefono, quindi nel rapporto uno ad uno, e farlo anche verso tutti, nel senso che una comunicazione che io do su una piattaforma è una comunicazione che arriva a tutti, quindi crea un effetto di trasparenza straordinario e superiore a qualsiasi procedura individuale e cartacea. Parlare con le persone, ma anche persone che parlano. Se diamo tutta questa importanza, come giusto che sia, alla reputazione della pubblica amministrazione e al gioco di squadra che il Paese deve fare per affrontare la sfida del PNRR, allora dobbiamo affidare questo dialogo a dei professionisti, agli informatori e comunicatori digitali che già durante la pandemia hanno dato una straordinaria prova di capacità e anche di traduzione di contenuti complessi in termini accessibili e di verifica delle fonti e dei contenuti per evitare i problemi delle fake news o il linguaggio d'odio, che sono un po' quelli che io chiamo i virus della viralità. Quindi in questo evento noi con dei professionisti di alto livello parleremo della riforma della legge 150, la cosiddetta legge 151, che ormai è uno stadio molto avanzato dopo anni di lavoro e di confronto con tutti gli operatori del settore. Oggi vi sono delle novità che citeremo sicuramente, la possibilità di Pia Social di rilasciare degli attestati professionali. Io ho l'onore di presiedere la commissione di valutazione per informatori e comunicatori professionali. È la svolta che l'Ordine dei giornalisti ha annunciato proprio in questi giorni, di concerto col Ministero Vigilante e il Ministero della Giustizia, di consentire il praticantato d'ufficio anche a operatori della comunicazione e dell'informazione digitale senza bisogno del riferimento specifico ad una testata o ad un direttore. Quindi c'è un percorso che va avanti, fondamentale per evitare che le riforme rivolte al cittadino, come ad esempio la performance partecipata, la trasparenza totale, la partecipazione civica, l'open government, la citizen satisfaction, restino soltanto sulla carta.